Il 2017 è l'anno in cui ricorre il centenario della nascita di Don Felice Dierna. La sua figura viene ricordata al Museo Diocesano del Seminario Nisseno attraverso la presentazione del suo volume, nonché la sua tesi di laurea, un testo dal titolo L'uomo e Dio in Albert Camus. Don Felice Dierna per più di 20 anni fu docente al liceo classico e fu assistente della FUCI a Caltanissette e dell'UCIM. Presente all'evento di mercoledì 14 giugno anche il vescovo della diocesi nissena, Monsignor Mario Russotto, tra gli interventi Fiorella Falci, presidente dell'UCIM di Caltanissetta, Sergio Mangiavillano, che è stato presidente della Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Caltanissetta negli anni 60, Corrado Ferro, un nipote del sacerdote, e Don Calogero Panepinto, padre spirituale del seminario nisseno. Si tratta della tesi di laurea che Don Felice Dierna conseguì nel 1977 presso l'Università Angelicum di Roma. È una tesi sul pensiero di Camus, L'uomo in Dio in Albert Camus, un tema che incrocia letteratura e soprattutto filosofia, e nel lavoro di Don Felice Dierna incrocia anche la teologia. Don Dierna era un prete, tra virgolette, inquieto, cioè non era un prete come quelli che di solito noi conosciamo, era problematico, anche se aperto, cordiale e generoso, e si era posto il problema anche da un punto di vista esistenziale del male, del peccato, del perché evidentemente la storia umana è caratterizzata da tanti eventi negativi, e si era interrogato assieme a Camus perché Dio talora sembra essere assente. Ora questa problematica laicamente è svolta da Camus, Camus era un ateo. Don Felice Dierna ovviamente l'affronta sia sul versante, diciamo così, della lettura, dell'interpretazione dell'ateismo o dell'antiteismo, ma soprattutto dal punto di vista religioso. Arriva alla conclusione che se Camus, che morì giovane, fosse vissuto ancora a lungo, forse avrebbe potuto incontrare davvero Dio, lui che lo negava, perché era già vicino alla figura umana di Cristo sofferente e di Cristo evidentemente simbolo dell'uomo.